slow, take our time. And back and rewind. I'm coming to find ya. I got to remind ya our history. Don't you remember our history? Breaking down for you slow. Keep it on the low. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction. Sono in collegamento dal Molise. Chiedo scusa per la qualità della webcam, ma purtroppo ho dovuto ridurla per permettermi poi di essere live su Twitch, perché altrimenti se aumentavo la qualità della webcam laggavo, quindi ho trovato questo compromesso. Oggi dovrei essere da solo per questo Milan-Roma incredibile, anche se forse Steve potrebbe collegarsi da San Siro e forse anche Martina, ve la butto lì, non si sa. Intanto l'attesa è finita, si comincia, qualità webcam anno 2003. Vogliamo provare, ragazzi, a vedere se aumento la webcam, la qualità, se effettivamente laggo meno? Vogliamo fare questa prova? Facciamo questa prova. Ok, ora dovrebbe essere HD. Ok, ora dovrebbe essere HD. Prima di iniziare, ragazzi, innanzitutto vi chiedo un like per questa qualità incredibile della mia webcam. E poi vi ricordo di scaricare la migliore app sul calcio, OneFootball, perché su OneFootball ve lo ricordo che da quest'anno ci sono gli highlights della Serie A disponibili in maniera assolutamente gratuita per rivedere tutti i gol della vostra squadra del cuore. E vi ricordo anche che ci sono tanti campionati che si possono vedere in chiaro, sempre in maniera gratuita, quindi scaricate OneFootball, link in descrizione. Cross al centro, la palla rimane lì, tiro! Ma chi è che ha tirato, Teo? Occhi al contropiede della Roma, siamo sbilanciati come lo schifo, Tonali col corpo ti mette davanti, applausi per Tonali. Cazzo, che tiro di Teo, che bella parata che ha fatto qui. Perché c'è questo silenzio assordante? Cosa controlla l'arbitro? Attenzione! Non è sicuramente attaccato al corpo. Allora, non è attaccato al corpo. Ragazzi, il braccio è largo, Braccio è largo. Mourinho dice gioca dai, ma allarga tanto il braccio, per me ci sta il rigore. Vediamo, ci penso un attimo. Rigore. Rigore giallo per Abraham, rigore ragazzi, rigore Milan, sul dischetto ci va Olivier Giroud, propre lui Giroud, quanto sarebbe importante sbloccarla sta partita con propre lui Giroud. Giroud. 1-0 e la sblocca Giroud dagli 11 metri, portiera a sinistra, palla a destra, proprio lì, Giroud. Oh, c'è il contropiede della Roma, come siamo sbilanciati la chiusura di Gabbia, detto anche Beckenbauer. Beckenbauer e Gabbia. Scusate se mi sono un po' perso anche da YouTube. Però insomma sono gli ultimi. No, palo! Messias! Giroud esulta, ma si arrabbia con se stesso perché ha preso il palo. 2-0 Milan, mamma mia! Giroud esulta, ma è un po' rammaricato con se stesso perché era stato bravo ad anticipare il portiere, a dribblarlo, ma ha tirato sul palo. Messias, impeccabile sotto porta, ragazzi, 2-0. E finalmente approfittiamo anche noi degli errori degli avversari. Bravo qui, bravo Giroud, a capire il passaggio per Smalling. Anticipa il portiere, lo dribbla, palo. La palla va su Messias, che di sinistro, di prima, la mette all'angolino. 2-0 Milan. Calma che è lunga. Messias scatenato, sì! Ehi, bravo arbitro. Ha temporeggiato, ma gli è dato il giallo a Zaniolo. Che cagata qui! Magno! Ma chi è che ha lasciato lì? Che cazzo era quello?
Era Kalulu, uscita a vuoto di Kalulu. Attenzione, attenzione, attenzione! Ciao ragazzi, Dani non sento un cazzo, quindi... Parla, parla! Tanto c'è anche Luca Cohen. Ce la faremo, ce la Grandi faremo! ospiti, eh! È un inviato Cosa? muto. Puoi gentilmente Oddio, commentare... oddio! Ma cosa? Io sono indietro di una vita. Vuoi provare a sincronizzarti? 55-56. Blocca un attimo la partita, così ci allineiamo. Puoi commentare gentilmente la partita? Cosa hai visto? Niente, è impossibile, ragazzi. Allora, fino ad ora ho visto un bel Milan ordinato che ha fatto di necessità virtù con la difesa rimaneggiata, però la Roma per ora ha creato poco. Oddio, e non c'è fallo! Per ora bene, dai, senza fare calcio champagne, giusto per rimanere in tema, però. Link in descrizione, peraltro, calcio champagne. Comunque venire con l'FP2 e gli occhiali. Cioè, ti rende un inferno la partita. È peggio di guardarla continuando a sincronizzare insieme a te su DAZN. A Buonasera. dopo, saluta, Dopo. saluta Luca, Ciao. saluta Luca, saluta, niente, è andato, vabbè. La frase è già bene la Roma, dobbiamo cercare di chiudere. Ai, la palla deviata, Magnon, che parata ha fatto! Cazzo, che parata, ragazzi! Preso in contropiede da una deviazione. Magnan si stava lanciando ad Ragazzi, questo è un paratone. Questo è un paratone. Palla deviata da Ibrahim quando lui stava andando a destra. È riuscito ad avere uno scatto di reni incredibile. Incredibile, tipo Brogna quando parla le challenge. Grande Magic Mike Magnan. Ocio, ocio. Ocio, vaffanculo, va. Vaffanculo, va. Vaffanculo, va. La Roma per ora ha creato poco. Cazzo, la seconda volta, Abraham, che ci mette prima la testa e ci è andata bene, adesso il piede. È stato bravo. Bravo. Qua poteva farci un cazzo. Qua proprio non poteva farci nulla. Cioè, io devo fare miracoli sui miracoli. Che due coglioni, Dio santo. Ma stava andando così bene la partita, questo 2-0 rilassante. E buttala fuori sta palla. Cazzo fate, Rissa, rissa inutile. Posso dire una cosa, ragazzi? Sapete che provo a non farmi influenzare dalla fede. Non mi è piaciuto qui l'atteggiamento di Teo, perché sembrava la volesse buttare fuori e poi è scattato. Con l'uomo del Milan a terra, ci sta che l'avversario si incazzi. Attenzione, c'è Marti! Proprio lei incredibile! Ciao, ma ce l'hai fatta Com'è? da Campobasso? Va bene ragazzi, allora, diciamo che secondo me dopo il loro gol abbiamo perso un attimino di vista che stavamo giocando veramente bene. Spero che Teo non perda la testa perché lo vedo un po' nervoso, però Ascoltavo stavo parlando. attentamente le tue considerazioni. Chiudiamo giusto su Teo. Troppo te ogni tanto ha queste cose che gli fanno perdere la testa, cioè non perde la Signori, testa, non... Ciao, attenzione, una reunion incredibile. E voilà. ragazzi. Ciao, Steve. Vado a Guarda mangiare il lì. biscottino Steve. post primo tempo. Abbiamo fatto diventare Steve famoso. Io e te guardiamo la partita da casa e lui lì col cappuccino, col plasmon che lo inzuppa. Io guardo il biscottino. Secondo me oggi il Milan per vincere ha bisogno di fare pochi errori e sfruttare tutte le occasioni che gli capitano, perché la Roma di errori ne fa. Se noi riusciamo a sfruttare i loro errori e non farne, che già è difficilissimo, possiamo anche portarla a casa. No, più che altro spero che in questo secondo tempo possa entrare tipo Leao, sarebbe fantastico con le Qualcuno che squadre allungate possa così. spaccare un po' Leao sarebbe perfetto per questa partita, anche perché comunque di spazio c'è, di spazio ce n'è. Hai visto anche se le makers lì facevano, cioè modo di andare ce ne abbiamo, però non lo so, è un po' molto sul filo. Il problema è Diciamo che che ogni intervento di gabbia è un buco. in molte occasioni dove potevano saltare l'uomo non l'hanno fatto. Speriamo appunto in un Leao, un Rebic che possano magari un po' farlo un po' di più. Anche Messias, sì, ci prova, ma è sempre da fermo. Boh.
Vogliamo gentilmente fare due facce, una in caso di vittoria, l'altra invece un po' più triste per la miniatura. Io penso sempre a okay. Quindi ora felici. Ok, ora invece più tristi. La mia è sempre uguale, puoi usare la stessa. Grazie mille ragazzi, grazie, gentilissimo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Marti, grazie. Ciao, ciao, ciao. Oddio che bomba! Che bomba ragazzi! Porca vacca, che bomba di Brian Diaz! Traversa terreno di gioco per lui, non dico linea perché comunque era un po' più fuori. Che fiammata di Brian Diaz, che l'ha spaccata quella traversa. Dai ragazzi, pigliamoci sta vittoria. Poi c'è Mkhitaryan, si distende Ibrahim, si gira il tiro di Ibrahim, Magnan altra parata. Cazzi, Ibrahim sta giocando veramente bene. La palla andava all'angolino, ragazzi. Si è disteso alla grande Magic Mike. Via, 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 scivola. Oddio, Magnan! Doppio Magnan! C'era fuori gioco, ragazzi, ma Magnan è incredibile, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, Magnan è pazzesco. È pazzesco. Sulla seconda conclusione c'era fuori gioco, ma aveva preso anche quella. Bisogna fare qualcosa perché così il gol ce lo fanno. Dentro Leao. Florenzi sul pallone, la mattonella di Florenzi. Oh, tiraggio di Florenzi, traversa di Florenzi. Traversa di Florenzi. Oh, tiraggio di Florenzi. Porca vacca, che punizione che ha tirato, ragazzi. Alla Krunic. La costigna di Krunic. La chiude Rafa, la so chiude Rafa. Da dove è spucato Rafa, ragazzi? Quanto ci è mancato Rafa. Vediamo qua. Bravo Ibra, che bravo Ibra. C'è il lavoro che fa Ibra. E Leao a tu per tu col portiere. La socchiude questa partita. C'è un rigore per il Milan. Siamo al 93esimo. Lo batte Ibrahimovic. La rincorsa di Ibrahimovic. Se lo fa parare dal portiere della Roma. Poi Maldini. È possibile che li tira tutti lì? Cioè, perché li tira sempre tutti in basso? Cioè, dopo il 20esimo rigore che sbagli lì, devi sempre tirare lì?